La pazienza è la virtù dei forti, diceva e dice un vecchio detto. E forti devono essere in questo particolare momento sia i tifosi che un po' tutti quelli che vogliono bene a Lecce. Lo 0-0 ottenuto con la Cremonese deve essere analizzato con molta serenità. Non si è visto all'opera il Lecce delle precedenti partite casalinghe. La squadra del presidente Iurlano è in una fase delicata ed oggi priva di Limido e Pasculli e con alcuni elementi non in perfette condizioni come Barbas e Panero ha lasciato un po' a desiderare, specialmente nella ripresa. Il grande impegno di Baroni, Perrone, Vanoli, Raise, Parpiglia, Enzo e Di Mastalli quando è entrato in campo nella ripresa non sono bastati a sbloccare il risultato. E per fortuna che a poco dal termine Terraneo, oggi al suo debutto stagionale in maglia giallorossa, ha messo veramente una pezza a una pericolosa azione della Cremonese. La squadra di Mazzia, mandata in campo per giocare a zona, ha tentato di presidiare il centrocampo, ma lo ha fatto in un modo approssimativo, tanto che il Lecce è andato nella prima parte della gara diverse volte vicino al gol. Al nono con Baroni su angolo di Barbas. Al 19° con Vincenzi sul lancio di Perrone. Un minuto dopo con Panero, che da attaccante del Lecce si è trasformato in difensore della Cremonese. Questa l'azione. Affondo di Baroni, respinta di Rampulla e intervento conclusivo di Panero con palla fuori. Barone ancora lui, ha tentato di sorprendere il portiere della Cremonese su punizione di Barbas, palla che ha colpito il palo. E al 38° su finezza di Moriero. Per la difesa del Lecce un solo pericolo al 34°, affondo di Avanzi e tiro di Chiorri deviato in angolo. Ripresa con poche emozioni al 29° con Mastalli, al termine di una combinazione con Vincenzi. E poi il finale thrilling, prima Terraneo salvava su cross di Garzilli e poi Mastalli che di testa cercava di segnare. La palla finiva prima sulla traversa e poi tra le braccia del portiere Rampulla. Da segnalare infine l'infortunio subito da Barbas, ne avrà per un mese, e la precisa prova dell'arbitro Coppetelli di Tivoli. All'11° non concedeva la regola del vantaggio, fermava il gioco, si rendeva conto dell'errore e poi con molta signorilità chiedeva scusa al pubblico. Bravo Coppetelli, la violenza negli stadi la si combatte anche in questo modo. Mazzia, come giudica questo pareggio? Direi un risultato abbastanza equo, l'aggressività del Lecce era nota e noi avevamo disposto la squadra in modo da non dover subire. Abbiamo sofferto fino al 90° e lo sapevamo di dover soffrire, quindi direi che va elogiata la Cremonese per questa sofferenza, va elogiato anche il Lecce per l'impegno che ha profuso per i 90 minuti. E per quanto riguarda il campionato allora? È apertissimo, quest'anno c'è una piazza in più. Vuol dire che ci saranno più squadre a fare gli spareggi. Ennio Mastalli, congratulazioni per il suo rientro che stava per portare fortuna a Lecce. Ma ci poteva scappare il gol, purtroppo la palla non so se sia entrata o meno, comunque è inutile star qui a rammaricarsi, insomma, ormai il risultato è questo, accettiamolo. Lo 0-0 che premia, sino a che punto premia il Lecce o la Cremonese? Ma secondo me 90 minuti ha fatto tutto Lecce, insomma, ha sempre tirato in porta il Lecce, pericoli da parte loro non ce ne sono mai stati, così che se bisogna mettere la fortuna o la sfortuna in una bilancia, noi ce ne dobbiamo avere, insomma.